La statua che campeggia sull'ingresso della sede centrale dell'Istat ne è diventata un po' il simbolo. Realizzata da Publio Morbiducci, si trova lì dal 1931. Anni e intemperie hanno reso necessario un intervento di consolidamento. Ma lasciamo la parola alla restauratrice, Serena Cinelli. Sono Serena Cinelli, dottoressa in conservazione e restauro. Mi sto occupando della messa in sicurezza di una porzione della divinità Seshat, la statua che si trova all'ingresso del Palazzo dell'Istat e che raffigura una dea egizia, la divinità della scrittura e del calcolo, ed è ritratta nel momento nel quale sta incidendo con uno stiletto i registri dei faraoni. Il palazzo è stato inaugurato nel 1931 e da allora si sono susseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei quali sono stati utilizzati dei materiali più o meno idonei. Ma vediamola al lavoro, che consiste nel rimuovere le parti pericolanti, trattare con antiossidanti l'armatura interna in metallo, ricollocare i frammenti, ricoprire le fessure con una malta adeguata. Questa è una frattura. La parte superiore è un tutto tondo, invece la parte inferiore è un bassorilievo, quindi questa è la porzione più critica. E in questo punto si vede come negli anni, durante i vari interventi di manutenzione, come dicevo, più o meno ordinaria, no? Anche straordinaria, sono state eseguite varie stuccature con materiali diversi. Questa scura dovrebbe essere una stuccatura a base di cemento proprio, invece questa chiara bianca sopra alla fessura è una stuccatura forse in materiale composito o silico, e invece no, le mie stuccature sono stuccature a base di grassello e travertino e un po' di sabbia proprio. La cosa importante è proprio chiudere ogni fessura per evitare la penetrazione dell'acqua e quindi uno scambio di umidità all'interno, più condensa e evaporazione interna, no? Accanto ai perni. Ovviamente gli sbalzi della temperatura non possono essere evitati e qui l'esposizione la vede sotto il sole dalla mattina fino a mezzogiorno, quindi le ore più calde. E soprattutto questa parte del braccio è quella più esposta. A questo primo intervento di sicurezza seguirà un restauro completo e Seshat avrà terminato il maquillage.